Nel turno preliminare di Coppa Italia, l'Isernia di Domenico Farrocco affronta la super corazzata Teramo di Marco Pomante. Di fronte a due squadre dal passato glorioso e ultracentenario, il Teramo fondato nel 1913 e l'Isernia nel 1920. La partita inizia a ritmi molto lenti a causa del gran caldo da entrambe le parti. La prima emozione al dodicesimo con Bainotto che realizza un bel gol annullato per un fuorigioco millimetrico. Perrone è una diga, un grande giocatore con grande personalità e una sicurezza, il miglior acquisto della compagine biancoceleste. Pomante capisce il punto debole dell'Isernia, esposta D'Egidio e Pietrantonio sulla sinistra e mettono in forte difficoltà il giovane Pettogrossi che appare fuori posizione e dalla sinistra arriva il cross che permette a Pavone di realizzare al 25esimo un gol facile di testa. L'Isernia prova a reagire prima al 30esimo con un tiro dalla distanza di Ercolano che termina di poco al lato e al 33esimo con un'azione ben orchestrata da Ercolano che serve il Bainotto che lancia Cascio che tira di poco alto sulla traversa. Termina un primo tempo giocato a ritmo molto blando da entrambe le squadre. Ad inizio ripresa si infortuna Di Filippo, al suo posto entra Pellegrini, Farrocco sposta a fianco di Bainotto Cascio. Il Teramo capisce il punto debole dell'Isernia e avanza con grande spirito sull'out sinistro. All'11esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa Cipolletta sfiora il raddoppio, al 32esimo ancora Pavone di testa realizza la sua doppietta personale. Gara che termina 2-0. C'è stata una bella partita da ambedue le parti, giocata poi anche l'Isernia ha fatto secondo me una buona prestazione. Ci ha messo in difficoltà il giusto, è normale che noi forse nel primo tempo dovevamo essere un po' più luci dal punto di vista tecnico perché avevamo tante occasioni per creare delle occasioni importanti per fare gol e non l'abbiamo fatto, però poi mi porto dietro l'ottima prestazione e l'ottimo risultato dei ragazzi. Due gol che sono serviti alla vittoria, e questo era l'obiettivo di oggi e ora testa domenica per la prossima partita. Noi siamo una squadra giovane, imbottita di under, un'età media di 21 anni, penso che la mia squadra ha tenuto bene il campo, poi diciamo il Teramo ha trovato queste due reti, certo il caldo non è che ti consente di avere un ritmo elevato, però la squadra io l'ho vista corta, ha fatto buone pressioni in avanti, certo magari quando la palla era nei nostri piedi siamo stati un po' troppo precipitosi, forse abbiamo sentito un po' troppo la partita, però non posso rimproverare nulla.